10. Vedo il poco massimo. Proviamo un altro, non so. Ma questa cosa si fa lunga, vedi che tocco adesso. E si allunga, sì, se ti ho detto, l'amaga si allunga. Si allunga perché il peso che tu ci noti si serrano, vedi, sono più duri rispetto al primo. Guarda, non sono duri adesso. Allora, gamba sinistra, entra dentro. Beh, io adesso mi alzo leggermente la mia amaca e mi stiro il collo. Mi stiro il collo in questo modo. Ecco perché è tanto comodo avere il nastro nell'attico, perché tu puoi tarare la tua altezza velocemente su e giù. Ricordati dove l'avete messo, l'avete messo due sotto, non so, ricordatevi sempre il punto in cui l'avete staccato, no? Lo dovete contare, così poi dopo quando dovete rimetterlo è facile fare l'esercizio. In genere ci si mette una sigla, esercizi a terra o esercizi in aria, ok? Cioè queste due sigle si mettono, le postazioni sono sempre le stesse con quelle stesse amiche per le stesse persone, se no ogni volta stai a misurare. Questo va bene? Io no, l'alzava di uno, cioè di poco, per il collo troppo. Allora il collo deve essere alto, più alto, un po' alto, guardatene come mi sono messo, più alta è meglio, guarda, addirittura qua sarebbe meglio. Prendete la mia amaca, dai, che è già pronta. Più o meno è pronta.